Dalla sala stampa ci giunge notizia che il Santo Padre si trova in questo momento all'interno degli stabilimenti della Magneti Marelli, dove sta visitando gli impianti. È un colloquio molto cordiale del Santo Padre, il quale si intrattiene con gli operai, stringe ad essi la mano, dando forza, coraggio e solidarietà. Il Santo Padre tra poco sarà in mezzo a noi. Il primo sentimento che in questo momento tutti nutriamo è quello di una viva riconoscenza alla provvidenza di Dio che oggi ci fa questo dono, ma è anche un grazie comunitario di Chiesa, di popolo di Dio, unitamente ai propri pastori, è un grazie che diciamo con tutto il cuore tra poco a Giovanni Paolo II. Glielo diremo il grazie attenti alla sua parola. Glielo diremo il grazie unendoci nel più profondo del nostro cuore alla sua preghiera. Glielo diremo il grazie anche con la gioia più intima e spirituale che esprimeremo con i nostri canti, con le nostre voci, perché la voce di tutti possa meglio esprimere l'amore, la fedeltà e la devozione di tutti quanti gli abruzzesi oggi qui convenuti e di quanti attraverso i mezzi di comunicazione sociale si uniranno alla nostra preghiera, al nostro rito, alla nostra celebrazione. Le nostre parole sono inadeguate e non riescono ad esprimere i sentimenti che palpitano nel nostro cuore in questa attesa dell'ospite più gradito del mondo. Vorremmo dire tante cose, ma ci accorgiamo che riusciamo appena a balbettarne alcune. Intanto gli diciamo grazie, grazie perché viene in casa nostra, nella comunità, nel nostro Abruzzo. Grazie perché con la sua parola, con il suo coraggio, con la sua testimonianza ci conferma nella fede, ci aiuta nel nostro impegno di cristiani, ci stimola a nuove e più ardimentose imprese apostoliche. Unione commercianti. Siamo in onda. Stai andando via dall'elico. Associazione artigiani. Le ACLI. Le scuole professionali. Abbiamo visto qualche istante fa le immagini relative all'elicottero che aveva trasportato il Santo Padre dalla città del Vaticano agli stabilimenti della Magneti Marelli. Il velivolo si è alzato nuovamente in volo per portarsi nel piazzale allestito all'interno della Società Italiana Vetro, dal quale il Santo Padre alle 15 tornerà in volo per portarsi in Molise a Termoli per la seconda parte della sua giornata con il mondo del lavoro. Ripetiamo, queste immagini vi giungono in diretta dalla zona industriale del Vastese a Piana Sant'Angelo di San Salvo, dove sta avvenendo il contatto diretto tra Giovanni Paolo II, messaggero di pace, con i lavoratori, con il mondo d'Abruzzo che oggi si è dato convegno qui, in questo lembo, quasi a confine con il Molise, per testimoniare a lui tutto l'affetto, tutto l'amore che esso nutre per questo Papa venuto dall'Est, per questo Papa del coraggio che continua a suscitare entusiasmi ovunque. Ecco il Santo Padre che torna nell'ottica delle nostre telecamere.
un santo padre benedicente, una figura emblematica, un pastore di anime. Ecco questa immagine bellissima del santo padre che benedice. Mentre il Papa sta per avvicinarsi al palco che gli è stato preparato, vengono intonati inni religiosi. È un modo, oserei dire, sublime per accoglierlo, per dimostrargli fede, amore e affetto. Abbiamo visto un grosso cartellone affisso proprio di fronte al palco del Papa, dove c'è scritto: tu sei il buon pastore che offri la tua vita. Ecco, il Santo Padre passa proprio dinanzi alle nostre telecamere, sta per raggiungere i piedi del palco dove salirà fra qualche istante. Saluta le autorità qui convenute. Sono immagini uniche, oserei dire. Sono immagini di un Papa Wojtyła infaticabile, un messaggero di pace, un messaggero di fraternità. Ecco il Papa che scende dall'auto. Sono qui convenuti molti prelati, cardinali, vescovi. Elencarveli sarebbe troppo noioso. Vi diciamo che sono in tanti a rendere omaggio a questo messaggero di pace. Accompagna Sua Santità Giovanni Paolo II, Monsignor Vincenzo Fagiolo, Arcivescovo Metropolita di Chieti e Vasto. Ecco gli altri prelati che danno il loro saluto, baciano la mano del Santo Padre. Il cerimoniale prevede ora che il Papa salga sul palco, dove riceverà il saluto di un dirigente di fabbrica, di un operaio, di una operaia, del sindaco di San Salvo, del ministro Gaspari e dell'arcivescovo. Ecco, il Papa si ferma a colloquio, riceve un omaggio floreale. È il Papa della imprevedibilità, è il Papa che lascia ogni forma del proprio protocollo, ogni rigidità di sicurezza, per avere il contatto con quella folla che egli ama e per la quale ha dimostrato di essere pronto fino all'estremo sacrificio. Ecco il Papa che va a stringere la mano agli studenti, ai lavoratori, a coloro i quali hanno avuto la fortuna di essere lì dinanzi alle prime transenne. Ecco Giovanni Paolo II che sale i gradini che lo portano sul palco. Un palco eretto in questo immenso piazzale della Magneti Marelli. Un palco addobbato con i colori della Città del Vaticano. Ecco il Papa che fa volare una colomba, simbolo della pace, simbolo della unità tra gli uomini. Ecco Papa Giovanni Paolo II che abbraccia anche un bimbo che ha portato i due colombi. Ecco, sì, nel cielo volano decine di colombi, vengono liberati, e questo è un gesto bellissimo. Ecco il Papa che riceve il primo indirizzo di saluto da un dirigente della Magneti Marelli. Porgere il benvenuto nel nostro stabilimento di San Salvo a nome della Magneti Marelli e mio personale. Desidero anche le giunga il saluto riconoscente di tutte le maestranze della nostra società che svolgono la loro opera a Milano, Romano di Lombardia, Torino, Alessandria, Carpi, Napoli e Potenza. Il 35% della nostra forza lavoro è collocato nel centro-sud dell'Italia e questo a riprova dell'attenzione e del positivo contributo che la Magneti Marelli ed il gruppo Fiat di cui siamo parte ha dato per risolvere un problema sociale di grande rilevanza per il nostro Paese. Santità, a nome di tutti i lavoratori della zona industriale di San Salvo e dell'intero Abruzzo, esprimo l'immensa gioia per la sua presenza nei luoghi stessi delle nostre fatiche quotidiane. Accogliamo nel cuore della nostra fede
per quello che lei rappresenta ed è realmente vicario di Cristo, capo visibile della Chiesa, fondamento della comunione di tutti i credenti in Cristo. A nome di tutti i lavoratori abruzzesi, che mi onoro rappresentare in questa, certamente per tutti noi, irripetibile circostanza. Dobbiamo essere perennemente grati a Vostra Santità per aver voluto celebrare la festa di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, in terra d'Abruzzo, una regione nella quale esiste una dignitosa evoluzione della società civile, ma dove oggi si riscontrano i segni di una crisi occupazionale che pregiudica soprattutto l'avvenire dei giovani e la capacità di sussistenza di interi nuclei familiari che spesso traggono i mezzi di vita esclusivamente dal reddito del capofamiglia. Con animo commosso e riconoscente, a nome dell'intero Consiglio Comunale e di tutto il popolo di San Salvo, le porgo il saluto di questa città che celebra oggi, 19 marzo 1983, la data più fausta della sua secolare storia, perché il successore di Pietro è venuto a manifestarci l'amore grande che nutre verso ogni uomo. Dopo il saluto del sindaco di San Salvo Rinaldo Altieri, toccherà al ministro delle Poste e Telecomunicazioni, l'onorevole Remo Gaspari, porgere il saluto anche del governo italiano al Santo Padre. Di rivolgere alla Santità Vostra il fervido saluto del Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente del Consiglio, del governo italiano e mio personale, cui si accompagna il benvenuto affettuoso e sincero di tante migliaia di cittadini abruzzesi. Con animo devoto le chiedo venia, se mi permetto rievocare una pagina profetica del Concilio Ecumenico Vaticano II scritta dall'allora arcivescovo di Cracovia. Era il 21 ottobre del 1964. Il cronista del Concilio nota il contrasto tra l'insolita uggiosa giornata del cielo romano e la luminosità della 106esima Congregazione Generale che in quel giorno il Concilio stava vivendo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Preghiamo. Ispira con paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Il Santo Padre ha seguito attentamente la lettura dei vari messaggi. Con il capo chino ha seguito e, come suo costume, ha memorizzato le parole che i rappresentanti del mondo del lavoro, le autorità amministrative, politiche e l'autorità ecclesiastica della diocesi di Chieti a Vasto hanno rivolto a lui, capo della Chiesa in terra. Segue con trepidazione questi momenti. Fratelli e sorelle, sono particolarmente lieto di trovarmi oggi, solennità di San Giuseppe, in mezzo a voi, in questo incontro che vede riuniti i lavoratori con le loro famiglie, accompagnati anche da numerosi sacerdoti e dai vescovi della regione abruzzese. È un incontro col mondo del lavoro e in pari tempo con tutte le componenti di San Salvo e con le rappresentanze dell'Abruzzo. Vi saluto tutti con grande affetto, operai e dirigenti, uomini e donne, giovani e adulti, ammalati e persone nel pieno vigore delle forze. A ciascuno desidero assicurare che è profondamente caro al mio cuore e che gli sono vicino con sinceri sentimenti di comunione umana e cristiana, condividendo le sue pene e le sue gioie, le sue ansie e le sue legittime aspirazioni. A tutti desidero dire che sono qui per farmi eco della voce di Cristo, che ha amato ogni uomo fino a donare la propria vita sulla croce. Ringrazio le autorità civili e religiose per la cordiale accoglienza che mi hanno voluto riservare all'arrivo in questa terra tanto ospitale, che ben a ragione è stata definita forte e gentile. Applaude al richiamo del Papa alla definizione della terra d'Abruzzo forte esprimo e gentile. Esprimo la mia gratitudine in particolare al signor ministro Remo Gaspari, al caro arcivescovo monsignor Vincenzo Fagiolo, al sindaco Rinaldo Altieri e ai rappresentanti della fabbrica Magneti Marelli e a tutti i lavoratori. Il mio pensiero si estende a tutti i carissimi abitanti delle due regioni d'Abruzzo e Molise, che sono qui largamente rappresentate. Li raggiungo dovunque essi si trovino, nelle popolose città e nei paesi più piccoli, sulle montagne e in riva la mare. E non dimentico coloro che hanno dovuto lasciare questa terra per motivi di lavoro. Vorrei che tutti si sentissero cordialmente abbracciati dal mio benedicente saluto che ad ognuno rivolgo da questo luogo suggestivo dove ancora sembra risuonare l'eco del motto «Ora e labora» dei monaci benedettini. Questa
ridente cittadina di San Salvo, che si distingue per la varietà del lavoro umano e per le molteplici attività ortofrutticole che le conservano il volto della civiltà contadina, con le industrie del vetro affiancate da iniziative collaterali e con quelle metalmeccaniche, offre in questa realtà una eloquente testimonianza della laboriosità degli abruzzesi.